4 novembre, sciopero generale nazionale indetto dalla Confederazione Unitaria di Base. Ci sono delle guerre nel mondo, ma c'è anche una guerra sul lavoro. Ci sono le guerre nel mondo, ci sono le guerre in Turchia, ci sono le guerre in Medio Oriente, ma ci sono le guerre contro i lavoratori che perdono continuamente diritti e salari in questo paese e vedono impoverirsi la loro condizione e la loro possibilità di vita. Ma poi l'altro grande motivo di questo sciopero di oggi riguarda la questione della messa in sicurezza del territorio. Siamo al giorno dopo di una serie di terremoti che hanno colpito il centro Italia, ma che testimoniano lo stato di dissesto totale nel quale versiamo e danno l'occasione di fare una cosa che noi stiamo chiedendo da tempo, un piano di sicurezza e un piano di messa in sicurezza del territorio, che non solo risolverebbe molti problemi dei cittadini, darebbe garanzie, ma soprattutto darebbe lavoro, lavoro qualificato, lavoro importante, con due risultati, uno di mettere in sicurezza il territorio, uno di riattivare l'economia. È un'economia di qualità che punta sul merito, sulla capacità industriale e che potrebbe rilanciare il nostro paese. La nostra azienda ha dichiarato fallimento, quindi siamo 55 persone e in lista per la mobilità. Di che azienda parliamo? Materassi Lattice, Eco TQL di Misinto. Perché vi ha licenziati? Perché c'è poco lavoro? Qual è la ragione? Il lavoro c'era, ma non c'erano soldi per poterci pagare, noi siamo indietro di 5 mensilità. E credi che sia necessaria la modifica della Costituzione per migliorare il paese o è l'ultima cosa a cui tu pensi? Non mi interessa proprio in questo momento mi interessa che devo far mangiare i miei figli. I lavoratori che vengono licenziati, i lavoratori che perdono i posti di lavoro, la prima cosa che perdono è la casa, quindi il problema del diritto alla casa è parte integrante del diritto al lavoro e del diritto alla vita. Renzi in un viaggio in America ha detto che il modello che dovrebbe seguire l'Italia è quello degli USA, vale a dire chi ha i soldi potrà avere casa, sanità, istruzione, chi no si arrangia. Secondo te questo paese è pronto per questo modello o sarà capace di rifiutarlo? E questo paese sostanzialmente non solo rifiuta il modello americano, ma il modello europeo dello Stato sociale conquistato con le lotte deve rimanere, e la manifestazione, gli scioperi, le lotte dimostrano questo. Le poste, il lavoro è peggiorato, ma lo si vede anche nello svolgimento dello stesso servizio pubblico, che è peggiorato, che è diminuito. Il servizio postale viene praticamente razionato, viene effettuato a giorni rarefatti per colpa di accordi sindacali addirittura sottoscritti dalla CGIL, dalla CISL, e quindi c'è stato un gravissimo peggioramento sia per i lavoratori sia per la cittadinanza. Noi siamo contrari alla privatizzazione delle poste perché il servizio pubblico deve essere garantito a tutti i cittadini. Lo striscione dice vigili del fuoco a tempo. Noi alla fine siamo precari a tutti gli effetti, anche se lo Stato italiano ci considera dei volontari. Siamo già gente che lavora nel corpo e veniamo lasciati a casa. A favore di chi? Di civili che non sono mai saliti su un camion dei vigili del fuoco. Sono 10 anni che proviamo anche ad andare nelle trasmissioni di tutte le reti e ci viene negato. Negato perché noi siamo un reparto scomodo. Dalla Liguria a Milano per manifestare. Ultimamente, proprio nel mese scorso, da noi è stato licenziato un nostro iscritto mentre era in infortunio con l'accusa di essere in assenza ingiustificata. Questo è il vantaggio dell'articolo 18, che è stato svuotato di tutti i contenuti di tutela dei lavoratori. C'è molto malcontento in Italia, ma ancora una scarsa partecipazione. Quanto è importante invece secondo te che la gente si riattivi come era nel passato? Il problema, appunto, hai detto bene, c'è entrato il punto in pieno. Noi siamo in 4 qua a rappresentare uno stabilimento dove ci sono 700 dipendenti, di cui 300, oltre i 300 sono operai. Di operai qua ci siamo in 4. Purtroppo la partecipazione manca, hai ragione, però è l'unica cosa utile. Non è che forse oggi la gente crede che si possa fare la rivoluzione o cambiare le cose cliccando il mi piace su Facebook? Sicuramente, il problema è che non funziona così. Bisogna manifestare, fermare tutto quello che è possibile, fermarsi nelle fabbriche,
Cioè siamo noi che mandiamo avanti il paese, non quelli che comandano. C'è chi dice che senza la partecipazione delle donne non c'è stata nessuna rivoluzione, nessun cambiamento sociale nella storia. Quanto è importante la partecipazione delle donne? Importantissima, sempre più importante la partecipazione delle donne, anche perché è chiarissimo oramai che ci vogliono far ritornare a casa a far la calzetta, come si diceva una volta. Basta! Basta, le donne non possono fare figli perché automaticamente al compimento del primo anno di vita del bambino vengono licenziate dai posti di lavoro. È ora di finirla, è veramente ora di finirla. Noi siamo sempre state quelle che abbiamo portato avanti l'economia insieme agli uomini, questo è chiaro, e siamo sempre state riconosciute meno degli uomini. È ora di dire basta. Il Presidente del Consiglio in giro in Italia afferma con orgoglio che l'occupazione è aumentata di oltre 600.000 unità. La domanda e il dubbio è: vengono conteggiati anche i lavoratori che operano per un'ora sola al giorno con i voucher? Renzi evidentemente non è passato, per fortuna sue familiari, attraverso la trafila disgustosa e umiliante di tutti coloro che devono cercare un posto di lavoro, che devono costruirsi una vita e non riescono, perché l'Italia di oggi non ti mette mai nelle condizioni di costruirti una vita. Quindi si possono permettere di lavorare di fantasia, si possono permettere di dire che quando non si viene pagati per un lavoro si viene pagati con i voucher, si acquisisce però professionalità. Si possono permettere di rivendere delle folle sui livelli occupazionali attraverso i canali televisivi, attraverso l'informazione che controllano, ma noi conosciamo la verità. Conosciamo la verità di una generazione che sperimenta un tasso di disoccupazione superiore al 40%, la verità di una generazione che ha espresso 700.000 migranti che in 15 anni sono partiti verso l'estero, la realtà di una generazione che non riesce mai a guadagnare abbastanza per farsi una vita propria. Ovviamente tutto questo si riflette sulle condizioni di vita di tutti. Pensano di vincere il referendum con le balle, ma non ce la faranno. L'eliminazione dell'articolo 18, tutti i lavoratori italiani sono precari, indipendentemente dal voucher. Seconda cosa, questi dati sono fortemente falsati, perché per esempio in tutte le nuove assunzioni vengono anche contati i campi d'appalto, tutta gente che era già assunta prima. Di conseguenza sono dati completamente falsati. In realtà il Jobs Act ha funzionato unicamente per la parte che riguarda gli sgravi fiscali e non c'entra assolutamente nulla la riduzione dei diritti con le nuove assunzioni. E oggi ci troviamo, magari sì un po' di assunti in più, ma tutti precari. Purtroppo la classe esce da decenni di concertazione che l'ha portata alla sconfitta, e gli stessi sindacati che hanno dato vita a quella politica oggi sono entrati nell'ambito della complicità padronale, e quindi il nostro lavoro è in salita, ma non ci fa paura, c'è bisogno di noi come il pane.